Ciao piccini cosmici, benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia e tempi della filosofia. Sono un po' raffreddato, è un raffreddore da pollini perché qui è esplosa non la primavera, però insomma c'è il sole e tutti i fiori sbocciano e io quest'anno non so per quale motivo sono particolarmente allergico, anche se lo sono sempre stato. Invece totalmente non allergica e invulnerabile, immarcescibile. Eccola qui, cara Zorel, Supergirl, lei è indistruttibile, per questo alla fine dovrà prendere il mio posto, perché io ho dei acciacchi, dei mali, dei problemi tipicamente umani, invece lei non ce li ha. Lei è femminile, è una donna, le donne hanno una marcia in più e poi è anche una supereroina, quindi perfetta. Un giorno prenderà il mio posto, però per intanto vi spiego ancora io delle cosucce. Allora, di che cosa vi voglio parlare in questo video? Voglio parlare di Saturno che fa il suo transito in un segno per circa 3 anni, ci mette circa 3 anni ad attraversare un segno, e fra un po', il mese prossimo, marzo, entrerà in Pesci. E questo porta certamente un cambiamento. Saturno è un pianeta che ha un suo peso, diciamo, pesante. E poi Saturno ci fa sempre un po' paura. Saturno, Cronos, il tempo. Saturno che elimina, che toglie. Saturno, che vedete nel disegno, è un falcetto. Quindi la falce, la morte, l'eliminazione, la sottrazione. È un pianeta duro, è il pianeta più duro di tutti quanti, è il dio più, diciamo, non cattivo, ma che ci fa più paura, no? Nell'astrologia. Infatti Saturno contro, il film, che poi non l'ho mai visto, non credo che tratti di astrologia, però quando si sente Saturno contro, la cosa fa un po' trasalire. Coloro che conoscono un po' l'astrologia sanno che questo pianeta ha questo specifico peso, questa sottrazione, ed è vero, averlo contro non è tutta questa allegria. Di tutti i pianeti, forse è il peggiore da avere contro. Direi che è il peggiore, anche se ultimamente ho parlato di Plutone, ma direi che avere Saturno contro, in opposizione, in quadratura, è l'aspetto più faticoso. Ora, bisogna sempre ricordare che la quadratura, l'opposizione, cioè l'aspetto discordante, certamente porta dei danni, è inutile nasconderselo, è vero, porta dei danni, a volte anche molto concreti, è relazionato, non è che porta, genera per forza, possiamo dire così perché è il nostro modo di ragionare causa ed effetto, diciamo che c'è una concordanza. C'è questa concordanza fra l'opposizione e la quadratura e dei fatti che, non so, che sono pesanti, che sono difficili. Questo è quasi sempre vero, ma da tutto questo si può sempre imparare, perché l'astrologia non deve fare paura, non deve servirci per dire ah, ecco, adesso è così e quindi subisco, punto e basta. So che c'è questa atmosfera, c'è questo clima contrario, quindi mi preparo, ci sarà la tempesta, devo navigare in mezzo a una tempesta e quindi mi preparo e da questo potrò imparare, perché poi quando si esce da una tempesta si vivi, si è imparato moltissimo e si esce dalla tempesta, c'è il sole, ci sono le nuvole che si spostano, i raggi di sole, la luce, si arriva in un nuovo continente e c'è una gioia immensa. Sono questi contrasti che ci rendono uomini e ci rendono esseri umani pieni, completi e forti. Quindi bisogna tenere conto di questo, è importante. Ora, Saturno entrerà l'8 di marzo, scusate la voce, sono i pollini, entrerà l'8 di marzo in Pesci. E ci starà per un bel po' di tempo, durante tutto questo anno, 23, poi 24, 25, per un po' di 26. Quindi è un lungo percorso. Ma dobbiamo tenere conto del fatto che Saturno, per intanto, per quest'anno, starà nei primi gradi, quindi coinvolge la prima decade dei Pesci. E poi questo si ripercuote, su tutti gli altri segni. È la prima decade che conta, qui. Bisogna tenere conto dei gradi, quindi non coinvolge tutto il mondo dei pesci, anche se Saturno, entrando nel segno dei pesci, anche se sta solo nella prima decade,
Crea un'atmosfera, eh? È come un sasso che cade nell'acqua, si creano i cerchi concentrici, no? Così, le onde, e quindi certamente i pesci sentono, tutti coloro anche che sono nati nella seconda decade e nella terza decade, sentono questo cambiamento di atmosfera, questo sì, però c'è qualcosa di più preciso per la prima decade. Ora, vediamo un po' cosa succede ad ogni segno, e ve lo dico molto in diretta perché non mi sono preparato, eh? Non ci ho pensato. So come funziona l'astrologia, so come funziona lo zodiaco e ci penso adesso, quindi in diretta insieme a voi, ci pensiamo insieme. Allora, teniamo conto dell'Ariete. Eccola qua, l'Ariete, il primo segno. Abbiamo l'equinozio di primavera, tutto inizia qui, tutto sorge dall'Ariete e c'è bisogno di molta energia, di Marte, aggressività, forza, potenza, Plutone come P come potenza, P come pancia, ci vuole molta pancia. E l'Ariete tende a rifuggire dalla razionalità pura, non ama tanto la razionalità, ma buttarsi nelle cose. Ora, quando si dice così, che un segno non è razionale, nel caso specifico l'Ariete, Saturno proprio caduto, non vuol dire che non è intelligente, ma stiamo scherzando, ci sono fior di filosofi, di pensatori dell'Ariete. L'Ariete è un segno che apre a nuovi scenari, quindi ci sono tanti pensatori dell'Ariete che cominciano delle nuove avventure del pensiero e anche della politica, Plutone come politica e di tanti altri ambiti, eh? Quindi non è questo, è una certa disposizione, un certo modo. L'Ariete, ci sono tantissimi nati sotto il segno dell'Ariete molto intelligenti, ma la razionalità pura, così macchinosa, rugginosa, così fa dispiacere all'Ariete, all'Ariete non piace. L'Ariete prima si butta e poi vede un po' quali sono le conseguenze razionali del suo agire. Ora, la ragione, perché Saturno certo è sottrazione, è eliminazione, è il tempo che passa, è il tempo che passa, Cronos mangia, è il tempo che passa, distrugge, corrode, Saturno è anche la razionalità. Poi sarebbe interessante cercare di capire meglio come mai razionalità e tempo che passa sono congiunti, però non soffermiamoci su questo aspetto che è più filosofico. Allora, Saturno, razionalità, teniamo conto che Saturno entra qui dall'8 di marzo e starà per tutto l'anno qui nei primi gradi dei pesci, quindi coinvolge la prima decade dell'Ariete, i nati nei primi gradi dell'Ariete, gli altri un po' meno. Ci sono 30 gradi, un semisestile, e quindi c'è una relazione. Ora, per l'Ariete, questo, ormai avrete capito come funziona questo giochetto, che non è un giochetto, sì, è un giochetto, però sì, un gioco di prestigio, ma funziona bene. Questa è la dodicesima casa per l'Ariete. Uno, due, tre, si contano i segni e si arriva fino a qui, si arriva qui alla dodicesima casa. Quindi per l'Ariete, questo, il segno dei pesci, è la dodicesima casa. Quindi che cosa succede? Che qui c'è la dodicesima casa che è l'oltre, è l'aldilà, è l'infinito, è l'inesplicabile del mondo dei pesci, è il mondo magico. Certo, ci sono altri significati, anche più precisi, per esempio la dodicesima casa sono gli ospedali, per esempio, il mondo infermieristico, medico, della cura, anche gli ospedali psichiatrici, le carceri, gli ospizi, tutti i luoghi di sofferenza. Quindi questo potrebbe risuonare a qualche ariete, che sente già, forse fa già un lavoro in quella direzione, si trova in un ambiente di quel genere e sente già che dovrà fare qualcosa di preciso. Perché questo Saturno che entra qua dall'8 di marzo è un Saturno che vuole mettere ordine là dove c'è disordine, creare ordine là dove c'è caos, là dove c'è qualcosa che non funziona di profondo. Perché naturalmente se ci troviamo in una carcere, o in un ospedale psichiatrico o un ospedale semplicemente, ci sono molte cose naturalmente da riparare, da mettere a posto. Siamo nel caos e questo Saturno cerca di aggiustare. Il mondo dei pesci è il mondo del caos, tra le altre cose.
è il mondo anche della magia, è il mondo del paranormale, è il mondo delle grandi sensazioni artistiche, ma c'è questo elemento sicuramente legato alla malattia. Quindi questo Saturno cerca di mettere in ordine. Non solo questo, ma effettivamente, per esempio, se c'è un aspetto artistico in un individuo, c'è bisogno di mettere ordine nelle proprie intuizioni, nelle proprie sensazioni, in ciò che si percepisce così confusamente, e dargli un ordine schematico per poi portarlo in superficie. Questo vale per l'Ariete. Quindi l'Ariete, voi che siete nati nella prima decade, siete infermieri, siete dei medici, siete le persone che si occupano di persone che stanno male, avrete delle idee su come coordinare tutto in un modo più profondo, come costruire, realizzare, dare un ordine specifico. Siete degli artisti, pure darete ordine a quello che vi circonda, ma anche se non siete degli artisti, anche se non siete dei medici, comunque sarà importante per voi creare ordine là dove c'è disordine. E questo sarà qualcosa che vi accompagna per tutto l'anno. Quindi è interessante, certamente. E questo Saturno non vi riguarda in un modo diretto, perché appunto Saturno è caduto, ma vi riguarda lo stesso, perché anche se questa è una zona di caduta, ombrosa, Saturno caduto, però fa parte della struttura comunque dell'Ariete, Saturno caduto, quindi ce l'avete lo stesso. Sembra una contraddizione, ma ce l'avete. Saturno è caduto, però vi appartiene come caduto, quindi alla fine ci arrivate per vie traverse, partendo dalla pancia, e in questo caso nella pancia avete anche Saturno, quindi la razionalità, una razionalità che si butta nel mare del caos per dare ordine. Questo è ciò che vi riguarda. È interessante, da un punto di vista, diciamo, concettuale e anche esistenziale, mettendo in pratica tutto ciò, sarà interessante per voi della prima decade avere questo Saturno, diciamo, dalla vostra parte. E poi certo, voi che siete della seconda, della terza, sentirete qualcosa, ma meno, questo riguarda soprattutto la prima decade. Tenete conto che questo che ho detto vale anche per tutto l'Ariete, però un po' meno. Il Toro, ora il Toro si aggancia pure perfettamente, qui c'è un sestile, allora tra i primi gradi dove ci sarà Saturno nei Pesci e il Toro, qui abbiamo i primi gradi, 60 gradi, il sestile, quindi armonia. Vi telefono, c'è campo, ti sento bene, la conversazione è forte e chiara, l'immagine è nitida, gli aspetti positivi sono questo, c'è campo, il messaggio passa bene. Quindi Saturno comunica bene con il Toro. Ecco, il Toro è un altro segno che non si basa particolarmente sulla testa. Ora, questo riguarda questi primi due segni primaverili. Ripeto, non vuol dire che, così come per l'Ariete, Saturno caduto, nel caso del Toro, Mercurio, l'intelletto caduto, che siamo di fronte a segni poco intelligenti. Non è questo. Ci sono delle priorità, c'è qualcosa che viene prima, che è più importante, nell'Ariete è più importante l'impulso, l'istinto, ciò che mi viene di pancia, e poi arriverò anche a delle conclusioni razionali, fa parte della struttura. Il Toro parte dalla sua voracità anche, no? Dal suo abbracciare, la sua voracità forse è una parola che suona un po' male, ma abbracciare, inghiottire la realtà, e questo porta molti nati sotto il segno del Toro ad essere anche delle persone estremamente colte. Ci sono molte persone del Toro colte, che hanno una grandissima cultura, che hanno in testa tantissimi libri. Il Toro è un po' lento, digerisce come la mucca, piano piano, le informazioni che riguardano culturali, ma può avere veramente una grandissima conoscenza. Ora, di un certo tipo c'è molta concretezza naturalmente nel Toro. Il Toro non fa dei voli pindarici, di solito non è troppo metafisico. Kant, grande filosofo, Immanuel Kant, non era del Toro, e,
E si basava sulla ragione, sapeva che al di fuori dell'isola della ragione poteva esserci un mare sterminato che lui non conosceva, però non si avventurava in quella direzione, stava molto chiuso all'interno del suo mondo, per esempio, no? La critica della ragione pura, la ragione. Quindi la ragione è quindi come cioè, intesa come qualcosa di, appunto, di molto concreto. Il toro non si allontana, può essere molto intelligente, ma di solito non fa dei voli straordinari verso i mondi metafisici, ma rimane il fatto che poi c'è Mercurio, sì, caduto, ma che rappresenta l'analisi, arriva anche a questo, certamente, all'aspetto analitico, però, diciamo, lentamente. Non è la prima cosa, l'analisi, il movimento, che invece vede meglio. Mi sto un po' perdendo, no? Sì, leggermente, ma che cosa vi voglio dire? Che questo Saturno si relaziona in qualche modo a Mercurio caduto nel Toro, perché sono tutti e due pianeti che riguardano la testa. Mercurio è l'analisi, Saturno è la sintesi. Allora, il Toro ha, a partire dall'8 di marzo, la prima decade. Voi che siete della prima decade avete Saturno dalla vostra parte. Saturno vi aiuta a essere, tanto per cominciare, razionali, in effetti. Cosa che voi di primo acchito non siete. Tendete a prendere le cose, ad inghiottirle. Mi viene in mente una cosa abbastanza interessante. C'è Umberto Galimberti, filosofo. Del resto questo è il canale La magia e i tempi della filosofia. Ogni tanto dico qualcosa di filosofico qua e là. C'è un mio canale, ho fatto un canale, c'è un canale alternativo dove ho parlato solo di filosofia. Adesso l'ho interrotto, però insomma. Qui dico solo canale di astrologia, quindi solo alcuni accenni. Umberto Galimberti, che è famoso, penso che lo conoscete quasi tutti, perché è anche molto mediatico, o comunque sta molto qui in rete, è molto visto, ripete sempre ormai le stesse cose, però è un grande filosofo. C'è stato un momento in cui è stato un po' un cleptomane, cioè ha rubato tantissime frasi, idee, da altri libri. Insomma, ha preso proprio di peso degli stralci, dei pezzi di libri di altri scrittori, soprattutto italiani, di Natoli, di tanti altri, e li ha messi dentro i suoi libri. E questo è molto strano, perché Umberto Galimberti è una persona estremamente intelligente, si capisce che è saggio, ha studiato tantissimo. Io ho dei suoi libri in cui parla della storia della filosofia e ne parla in un modo molto accorto, è una persona che conosce molto bene le cose. È strano che abbia fatto questa operazione di, così, di plagio, ha rubato da tantissimi libri diversi delle intere frasi, quasi pagine, no? E le ha inserite, e questo è, diciamo, un po' famoso, cosa che è stata famosa, ha destato un po' di scandalo all'interno del mondo dell'editoria, della filosofia. Non so come poi se la sia cavata rispetto a tutto questo, cosa abbia dovuto fare, non lo so, se ha dovuto pagare una multa, non saprei, però effettivamente plagio. Questo, ma io credo che lui, diciamo, in buona, non so se dire in buona fede, ma l'ha fatto perché, adesso semplifico, il toro inghiotte, quello che trova mangia. Quindi lui ha trovato delle frasi, delle pagine, dei paragrafi che gli piacevano e li ha mangiati e li ha resi suoi e ha dimenticato il fatto che non erano suoi, che erano di qualcun altro. Per dire, anche lì questa persona così saggia, intelligente, filosofo così, c'è un crollo di Mercurio, l'intelletto, l'analisi, l'intelletto ti direbbe attenzione, ma guarda che qui stai facendo un'operazione che non funziona, cioè non... sì, acuto, ma il toro non è acuto, il toro è ottuso, e questo, ecco, anche questo suona male, ma l'ottusità è così, no? L'angolo così, e così vuol dire prendere, inghiottire, abbracciare. Ora, qui sto un po' girando all'interno del toro per dirvi un po' il suo modo di fare, ma questo Saturno che cosa succede, cosa fa? Fa che il toro parta dalla razionalità, la prima decade, e questo è molto buono, quindi parte da uno schema molto preciso, e Saturno comunque è un pianeta che si associa bene al toro fino ad un certo punto, però teniamo conto che nel Capricorno il toro è molto Saturno è molto forte, Saturno è un pianeta di terra, quindi si associa indirettamente al toro. Il toro ha bisogno della razionalità,
ce l'avrà grazie a questo Saturno. Possiamo contare le case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Undicesima casa, quella dell'acquario per il toro, quindi quella dell'evoluzione. Quindi questo Saturno è molto interessante perché segnala tecnica, tecnologia, evoluzione che riguarda effettivamente il nostro tipo di società, questo mondo nel quale siamo immersi, con l'intelligenza artificiale dietro l'angolo che oramai ci sostituisce. Ecco, questa è una cosa interessante perché se io non ce la farò più, a un certo punto, scherzo, perché nel mio caso non sa. Allora, l'intelligenza artificiale potrebbe essere cara Zorel, espressa dall'intelligenza artificiale costruita che parla al posto mio, per esempio. Ecco, forse il mio sogno che cara Zorel prenda il mio posto si potrà avverare, perché potrò chiedere all'intelligenza artificiale di portare avanti il mio discorso con tutta la sua conoscenza, con l'immagine qui, ecco, con questo avatar di cara Zorel. Lo so, è un po' inquietante naturalmente, però insomma stiamo vivendo questo periodo e dobbiamo affrontare tutto questo e vedere un po' a cosa ci porta, perché è inevitabile, c'è qualcosa da capire, ma anche qui entreremmo in ambiti esoterici, no, filosofici. Comunque rimane il fatto che c'è qualcosa che riguarda molto la tecnica, effettivamente, tenendo conto dell'undicesima casa, perché l'undicesima casa è quella acquariana, quindi il toro parte da premesse tecniche, tecnologiche, di evoluzione, di trasformazione, di metamorfosi, di cambiamento, di un futuro molto mobile, di un orizzonte instabile, ma c'è qualcosa da fare, molto importante. E poi teniamo conto anche dell'amicizia, certamente. Ora, Saturno non è il pianeta migliore per l'amicizia, dico amicizia perché l'undicesima casa è quella anche dell'amicizia, ma può portare a voi che siete della prima decade, a relazioni, può portare, anzi, sì, io dico così, ma invece è importante perché a cosa porta? A delle relazioni amichevoli basate sulla ragione, come è giusto che sia, perché l'amicizia è legata alla ragione. Il rapporto di coppia è basato sulla passione, sulla sessualità, sul cuore, sui sentimenti, su tante cose. Invece l'amicizia esclude, l'amicizia vera, esclude assolutamente il sesso e la passione, è acquariana, e tiene conto della ragione, Saturno. L'acquario, segno dell'amicizia per antonomasia, è il segno della ragione, dell'evoluzione, della spiritualità, del fare delle cose insieme, eccetera, eccetera. Avere delle, anche delle, 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 del, dei, dei, degli interessi comuni. Ora, questo riguarderà voi del toro anche della prima decade, quindi evoluzione, partirete da certi schemi, da certi pensieri, da certi ragionamenti importanti che poi potrete sviluppare, e ci sarà anche la possibilità di sviluppare delle amicizie molto interessanti. L'amicizia è importante, è importante l'amore, è importante la coppia, è importante la famiglia, l'amicizia tante volte salva, l'amicizia è, a volte si dice dura tutta la vita, non è detto, non è vero, tante volte gli amici anche si perdono, però l'amicizia è una grandissima potenza, è un sentimento straordinario, sublime, legato al mondo dell'acquario, che è l'undicesimo segno, poi c'è solamente il tuffo nell'infinito dei pesci, quindi qualcosa di molto elevato. Allora, questo è per il toro, quindi ragionamenti, schemi che aiuteranno a sviluppare degli nuovi scenari e amicizie molto, molto importanti. Questo riguarda tutto l'anno, grazie a questo Saturno. Ora, naturalmente dobbiamo tenere conto che qui ci sono 90 gradi, se voi siete nati alla fine del toro, tra questo Saturno che entra qui nei pesci e starà qua nei primi gradi e voi che siete qua, avete il Sole qua, il Sole io ego, avete Saturno contro, quindi ci saranno dei toro svantaggiati, cioè voi che siete della terza decade. Avete un Saturno contro non fortissimo, perché qui poi si muove, Saturno va in avanti, quindi vi colpisce un pochettino,
ci sono comunque 90 gradi, quindi una quadratura, quindi c'è una certa fatica, una fatica. Non siete tanto analitici, e per giunta si aggiunge il fatto che l'aspetto razionale viene anche un po' a mancare, vi crolla sotto i piedi. Comunque il toro si salva sempre grazie al suo ottimismo, alla sua capacità di inghiottire, vedi Umberto Galimberti, se non sa lui le cose le prende da... Ma poi la cosa straordinaria è che Umberto Galimberti le cose le sa, però le va a prendere da qualcun altro perché gli piaceva così come... Qualcun altro le ha dette, no? Questo riguarda i libri che lui ha, questi suoi plagi. Ve lo racconto perché è una cosa che mi colpisce tantissimo. Vabbè, sì, qui ci sarà una fatica per coloro che sono di questa decade. Andando oltre, vediamo un po' i gemelli. Allora, qui abbiamo effettivamente proprio la vera quadratura. Per coloro che sono, per voi che siete nati nella prima decade, qui ci sono 90 gradi di distanza, eh? 90 gradi. I gemelli sentirete voi dei gemelli questo contrasto. Fatica, sì. E poi Saturno rappresenta il Cronos, è il tempo che passa, è la vecchiaia. I gemelli sono il segno della gioventù perenne, dell'adolescenza perenne. Il fatto di non voler invecchiare, questo è tipico dei gemelli. Che poi, come ho spiegato in altri casi, è qualcosa di tipico della nostra epoca, della nostra età, di questo momento in particolare. Questo momento particolare che è proprio un momento d'aria. Gemelli, comunicazione, gioventù, bilancia, immagine, l'immagine importantissima, l'acquario. Google, no? Tante braccia, tante possibilità, tecnica, tecnologia. Viviamo veramente in un periodo d'aria, da un punto di vista astrologico, aria. I gemelli, la gioventù. Viviamo in un mondo di vecchi, però tutti vogliono essere giovani. Nessuno vuole invecchiare. Giustamente, ma c'è stato un periodo, cioè nel passato si invecchiava e si accettava la vecchiaia. Io penso che negli anni 50, o prima ancora, insomma, anche negli anni 50, insomma, andando indietro nel tempo, si capisce che la gente, andando a vedere cosa si legge, insomma, si capisce che la gente invecchiava e trovava normale, anzi, forse anche interessante il fatto di invecchiare, mentre oggi c'è proprio un ripudio. Vorremmo essere tutti sicuramente intelligenti, capire tante cose, avere esperienza, eccetera, avere potere, come di solito potrebbe averlo un individuo adulto, si è fatto una strada di un certo tipo, però vorremmo tutti avere sempre un'immagine giovane e ci comportiamo tutti un po' da ragazzi. Questo è un po' è il periodo, eh? Ma i gemelli in particolare sono fatti così. Gemelli non è che non è una posa, non è neanche, è proprio il loro modo, la loro natura. Ora, avere questo Saturno contro significa ricordare costantemente che c'è la vecchiaia, che la vecchiaia è lì dietro l'angolo, che il tempo passa e ti rompe le scatole, che c'è questo aspetto corrosivo che crea ruggine. Saturno lo sente il Gemelli adesso, lo sentirà in un modo ancora più potente, il tempo che passa, Cronos, e la prima decade in particolare. Quindi questo crea fatica. E poi dal momento, allora, i Gemelli sono analitici, Mercurio e nel suo domicilio primario, l'analisi, quello che può venire a mancare è la sintesi. Quindi cosa succede? C'è dispersione, tante cose, ma non solo nei ragionamenti, anche nelle cose che si fanno. Beh, io, nato all'inizio del segno dei gemelli, ho questo Saturno contro durante tutto l'anno, quest'anno, a partire dall'8 di marzo, e cosa succede? Mi piacciono tante cose, sono interessato a tanti argomenti, ma questo Saturno fa sì che non riesca poi alla fine a concludere niente. È difficile sintetizzare. Vabbè, ma alla fine della fiera cos'è che contava? Non lo so. Qui c'è il volo, c'è una dispersione, tanti fogli che volano, come i fogli di giornale che volano in una giornata ventosa, giornali, o tante foglie d'autunno. C'è un po' questo pericolo, effettivamente, per il segno dei gemelli, e sentire il peso del tempo.
questo Saturno noioso, che rappresenta la vecchiaia, il tempo che passa, la sintesi che ti dice le cose, sono... i gemelli vogliono essere aperti a tutto quanto. Saturno ti dice no, 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 devi, però non... devi essere sintetico, però non si riesce, c'è una grande fatica e quindi questo è il problema. Quindi questo Saturno sicuramente crea disagio. E molti sicuramente si lamenteranno, molti che conoscono, cioè succederà che qualcuno che ama l'astrologia, conosce questi schemi, conosce queste strutture, dirà: beh, mi sta proprio succedendo così e questo Saturno mi sta rompendo le scatole, mi fa stare male. Questo è possibile, ma tenendo conto delle case, vediamo un po': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la decima casa. E la decima casa è quella, questo l'abbiamo già visto anche tenendo conto di Venere, c'era il discorso di Venere, era praticamente la stessa struttura perché parlavo di Venere in pesci, no? Che sta transitando in pesci. Ma è la decima casa. E la decima casa è quella dell'ottenere dei risultati, degli obiettivi alti, del lavoro, della professione indipendente in modo particolare. Non è la sesta casa, che è quella dell'essere a servizio di qualcun altro, qui c'è il fatto io che riesco a ottenere dei risultati importanti nel lavoro. Quindi questo Saturno comunque vi serve in quella direzione. Se c'è una cosa da dire, dovete uscire voi gemelli della prima decade del vostro mondo adolescenziale un pochettino. Certamente non potete cambiare, la natura è la natura. La natura del segno, siete comunque sempre degli adolescenti, ma dovete cercare di essere seri il più possibile e cercare di arrampicarvi, salire e cercare di ottenere dei risultati importanti nel vostro ambito lavorativo. E questo è possibile grazie a questo Saturno. Ora, c'è fatica perché c'è la quadratura, ma allo stesso tempo Saturno nella decima casa segnala che c'è la possibilità di costruire. Nella decima casa, per voi, la decima casa è quella del Capricorno, dove Saturno è assolutamente a suo agio, è nel suo domicilio, quindi avete la possibilità effettivamente di costruire qualcosa di nuovo, di interessante, uscendo da certi vostri schemi divertiti, per così dire, eh? Allora, questo riguarda i gemelli. Allora, il Cancro. Ora, il Cancro è assolutamente a suo agio, con i pesci, sono due segni assolutamente relazionati, due segni d'acqua che per certi versi sono simili, anche se qui abbiamo una luna esaltata, qui la luna nel suo domicilio, però abbiamo la luna. Questo è l'oceano, pesci, e il cancro è il lago, un po' più il cancro è più domestico, è più legato alle mura domestiche, alla famiglia, è più concentrato anche su se stesso, mentre i pesci hanno delle sensazioni, luna, che sono sensazioni che vanno verso l'universo, che hanno qualcosa di cosmico. Comunque sono due segni, certamente, tutti e due legati alla sensibilità, la luna, questo è ciò che gli affratella o gli assorella, e comunque sono segni tutti e due d'acqua. Ora, questo Saturno si relaziona bene effettivamente al Cancro, quindi questa è una buona cosa per il Cancro. Il Cancro si basa sulla sensibilità. Questo Saturno porta ragionamenti, porta concetti, porta strutture che sono utili, sulle quali basarsi. Poi il Cancro, la sua sensibilità, la sua potenza legata alla fantasia, all'immaginazione. Il Cancro è estremamente creativo grazie alla sua fantasia. Questo Saturno aiuta tantissimo, quindi è totalmente a favore del Cancro. Quindi potete stare tranquilli, soprattutto voi della prima decade, naturalmente anche gli altri, però la prima decade sarà molto aiutata da questo Saturno. Saturno è estremamente utile, è tutto a favore del Cancro, della sua fantasia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La nona casa. Questa è la nona casa, è quella la nona casa, cioè, è quella dei viaggi. Il viaggio è anche filosofia, è visione ampia, poi filosofia, detto così sembra, la nostra civiltà, tenete conto, è basata tutta sulla filosofia, anche se non lo sappiamo, eh? Noi ragioniamo tutti come Platone, come Socrate,
come tutti i filosofi, senza saperlo, è come Nietzsche, no? Non ci sono fatti, ma solo interpretazioni. È così, noi siamo tutti filosofi, abbiamo tutti dentro le frasi, i pensieri, i concetti, le dinamiche dei filosofi, ma senza saperlo. Comunque il nostro mondo occidentale, che poi è il mondo intero ormai alla fine, perché anche la Cina, l'Oriente ha preso dal mondo occidentale, è filosofico e scientifico. E quindi abbiamo tutto questo mondo filosofico e questa nona casa è quella della filosofia, di una visione ampia. Quindi il cancro ha la possibilità, soprattutto la prima decade, grazie a questo Saturno, di tuffarsi in una visione molto ampia del mondo, quindi filosofica, scientifica. Questo a livello alto, ma può essere a livello basso, ma a livello basso non vuol dire che è una cosa sciocca. Anche colui che vende la verdura al mercato o il pesce può avere assolutamente, ce l'ha sicuramente, una sua filosofia, un suo modo di procedere, delle dinamiche, dei concetti che gli servono per fare il suo lavoro. Quindi a tutti i livelli la filosofia è utile. La filosofia c'è sempre, anche nel mio, queste parole che sto utilizzando, nella logica, nel sì, nel no, nell'escludere certe cose. Tutto il nostro linguaggio è filosofico, è anche scientifico. E quindi questo Saturno servirà tantissimo al cancro. Quindi voi del cancro potete solamente essere contenti, soprattutto voi della prima decade durante quest'anno. Il leone. Ora, il leone non è né in contrasto, né particolarmente relazionato ai pesci, però possiamo contare le case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'ottava casa, che è quella dello scorpione. Questo, ripeto, l'abbiamo già visto quando si parlava di Venere, di Venere, di Venere. Allora, questo Saturno porta. Allora, l'ottava casa ha anche questo aspetto molto concreto, che è quello dell'eredità. L'ottava casa è quella dello scorpione, e quindi anche quella della morte, che poi può venire utile. Qualcuno è morto, qualcuno è venuto a mancare e quindi io ci guadagno la morte. Ha sempre anche l'ottava casa, lo scorpione c'entra sempre un po' con la morte in un modo o nell'altro, eh? C'è sempre qualcosa di dark, di oscuro, di gotico, quasi inevitabilmente. È un grande segno, eh? Naturalmente profondo. La profondità è legata, la morte è anche profonda, cosa c'è di più profondo della morte? Di sconosciuto. Quindi c'è questo aspetto che ha poco a che vedere con il leone, che invece è un segno della vita e basta, no? Solare, la spiaggia, la piazza illuminata. Quindi ha poco a che vedere con questo scenario dello scorpione. Ma questo Saturno, che è escludente, che sottrae, che toglie, che questo falcetto può effettivamente togliere qualcosa. E quindi potrebbe succedere che c'è qualcuno che viene a mancare e porta dei vantaggi a voi che siete del leone. Comunque morire bisogna morire, qualcuno può morire e forse vi lascia in eredità del denaro. Questa è una possibilità, ma c'è anche un inoltrarsi da parte del leone in uno scenario che non è il suo. Naturalmente il leone rimane quello che è, il leone ha il suo regno, ha il suo trono, ha il suo palazzo, al suo villaggio, al suo popolo. Da lì il leone non si schioda, è una sorta di divinità. Voi del leone siete dei re, delle regine, siete delle divinità che non inamovibili, avete il sole dalla vostra parte, quindi tutto ruota attorno a voi. Però farete anche, ogni tanto uscirete dal vostro castello, dal vostro palazzo, uscirete, vi vestirete così come le persone del popolo, voi che siete dei re, toglierete il vostro mantello pieno di colori, la vostra corona, e andrete a percorrere delle strade nei boschi, nei luoghi oscuri dell'ottava casa. Questo è il mondo dei pesci. Ora, questo riguarda la prima decade, sì, in particolare, e poi come atmosfera in generale, e scoprirete delle nuove cose. Quindi strade così un po' pericolose anche per voi, no? Avrete voglia di uscire un po' dai vostri schemi soliti, non rimanere legati per forza alla tradizione. Il leone è molto tradizionale, non si muove dalla sua posizione. Questo
qui avrete la possibilità di muovervi e di acquisire delle nuove conoscenze. Non è male, non è male, anche perché non è contro questo Saturno, quindi non preoccupatevi. La Vergine, ora, la Vergine ha Saturno contro, in un modo netto. Abbiamo Saturno che entra nei Pesci e quindi la prima decade risente totalmente di questa di questa opposizione. Beh, la Vergine è il segno più colpito, perché c'è proprio l'opposizione. Quando si dice Saturno contro, beh, qui abbiamo Saturno contro, proprio nel modo tipico, Saturno contro, è inutile. Quindi c'è fatica, sì, c'è difficoltà, sì, c'è sudore, sì, e lo dico io che sono della Vergine, ma lo so anche per me, è così. Ora, che cosa se ne può ricavare di positivo? Beh, naturalmente dipende molto dal vostro tema natale. Io ho il mio tema, quindi so su cosa posso puntare. Per gli altri bisogna vedere, ma in generale teniamo conto che questa è la settima casa. 1, 2, 3, 7 per la Vergine. La settima casa è quella dell'alterità dell'altro. Quindi inevitabilmente la Vergine deve uscire da se stessa, dalle sue abitudini. La Vergine è molto abitudinaria, è metodica, metodo, tutto è sempre ripetitivo. La Vergine non ama le novità, non ama le sorprese, ama che le cose siano sempre come vuole lei, no? In un modo meccanico. La Vergine costruisce la sua grande macchina. Amadeus è della Vergine, lo dico così, no? come elemento pop. Adesso c'è, in questo momento c'è il Festival di Sanremo, lui organizza questa macchina perfettamente, tra l'altro l'ha organizzata molto molto bene, è una sorta di Titanic dello spettacolo, quello che ha fatto in questo momento in particolare, no? Dove c'è dentro di tutto e di più di così non ci poteva mettere, no? Tutti i cantanti, i giovani, ci sarebbero tante cose da dire. Comunque certamente una grande capacità organizzativa in quel senso dello spettacolo. La Vergine è fatta così, poi Amadeus è molto tranquillo, no? Questa capacità di è analitico, è rilassato rispetto a tutto, ha un controllo. La Vergine ama molto controllare tutto quanto. Ora, qui bisogna uscire, Saturno porta ad un'alterità che per certi versi, anzi sicuramente è misteriosa. L'alterità, l'altro, è sempre un mistero. Come nella coppia, si può stare con una persona, amarla tantissimo, conoscerla, ma l'altro è sempre mistero, ed è giusto anche che sia così, che l'altro sia mistero, è questo che fa sì che ci sia l'amore, il mistero. Quindi in questo caso la Vergine deve essere M come mistero. C'è un mistero verso il quale bisogna andare, e è su quello che la Vergine deve lavorare, il mistero dell'altro, che può essere altro, altra, certamente, persona, individuo, nella coppia in particolare, perché questa è la settima casa, può essere qualcosa anche di concettuale o che riguarda la professione, il lavoro. Bisogna spostarsi e andare in un altro scenario molto diverso dal proprio. È faticoso? Sì, è faticoso, però si impara tantissimo, e la Vergine poi quando ha imparato è sempre contenta. Quindi tenete conto, voi che siete della prima decade, che sì, soffrirete, dovrete sudare per questo Saturno contro, ma ne ricaverete tantissime conoscenze. La Bilancia. Ora, la Bilancia non è in contrasto, non è neanche particolarmente relazionata in modo armonioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesta casa, quella del lavoro. E quindi, tra l'altro, Saturno è il pianeta della Bilancia, Saturno esaltato nella Bilancia. Bilancia è il segno più razionale, Non c'è un segno più razionale. La Bilancia è un segno così delicato, apparentemente, raffinato, sicuramente raffinato, così, poi un segno d'aria, non è il Capricorno, Saturno, Terra o l'Acquario. L'Acquario è già un segno d'aria. La Bilancia ha questo modo così, questi modi così straordinari, no? Di apparire, comunque è il segno più razionale. Ha una testa veramente che è un diamante, una testa molto dura, una testa fenomenale, Bilancia. Saturno è il suo pianeta e si troverà qui.
partire dall'8 di marzo, nella sua sesta casa, e la sesta casa è quella del lavoro quotidiano. Ora, questo non è né contro né a favore, perché non c'è un sestile, non c'è una quadratura, non c'è un aspetto né negativo né positivo. C'è la segnalazione che il ragionare così preciso della bilancia, così capace di distinguere il bello dal brutto, sarà soprattutto relazionato alla vita quotidiana, alle cose piccole di tutti i giorni, ma che fanno la vita, perché poi alla fine la nostra vita è fatta di piccole cose: alzarsi al mattino, fare la colazione e affrontare la vita, a dipendenza del lavoro che noi facciamo, affrontare le persone. C'è la giornata, la quotidianità. E la bilancia selezionerà tante cose durante quest'anno, con questo Saturno, distinguerà molto bene diciamo, toglierà tutto quello che è negativo, cercherà di eliminare tutto il buio per prendere la luce, tante scintille del quotidiano. Un po' come nella Kabbalah, avete presente la Kabbalah, che è il misticismo ebraico, dove c'è il lavoro, anche spazzare il pavimento, pulire un gabinetto, pulire i vetri. C'è quest'idea, il calzolaio che lavora nell'antichità, c'era quest'idea ebraica, misteriosofica, che il lavoro, questo lavorare delle piccole cose, sprigiona scintille del divino. Il divino è prigioniero delle cose del quotidiano, delle cose concrete, ma noi possiamo liberare il divino lavorando ogni giorno alle piccole cose. Tutto il nostro lavoro, che ci sembra mediocre, noioso, invece libera il divino. Ed è questo che farà la bilancia durante quest'anno, metaforicamente. Lo scorpione, segno d'acqua, anche questo si lega molto bene al segno dei pesci, come il cancro, quindi va assolutamente d'accordo. Saturno è a favore. Teniamo conto del fatto che lo scorpione è campione di analisi, Mercurio esaltato, Saturno si aggiunge, è dalla parte dello Scorpione, prima decade, durante quest'anno, naturalmente teniamo conto soprattutto di questo, e quindi Saturno, Mercurio, questi due pianeti che non sono in coppia in qualche segno, non stanno da qualche parte insieme, però insomma, mettendosi insieme questi due pianeti che rappresentano l'intelletto, nel loro insieme tutto l'intelletto possibile che ci indica lo zodiaco, beh, questo porta a una grande capacità di ragionamento, una macchina razionale, analitica straordinaria per lo scorpione, che comunque già in sé è intuitivo e poi analizza molto bene. Quindi Saturno, assolutamente dalla parte dello scorpione, aiuta lo scorpione, soprattutto coloro che sono nati, voi che siete nati nella prima casa. 1, 2, 3, 4, 5, quinta casa. Questa è la casa della riproduzione, dell'energia vitale, della voglia di vivere, dell'esplosione estiva. Quindi c'è qualcosa da creare, eh? Creare. Può essere che riguardi figli, quindi, oppure se avete creare figli, generare figli, oppure se li avete già, c'è un lavorare sui figli. Questo riguarda, appunto, ripeto, soprattutto la prima decade, la quinta casa è quella dei figli. Quindi c'è un'attenzione particolare per i figli che verranno o per i figli che già ci sono. Possono essere anche figli non propri, ma se si è dei maestri, qui abbiamo M come maestro, anche perché no? Dei docenti, allora c'è una particolare attenzione per l'educazione, per quello che si trasmette alle nuove generazioni. E poi la quinta casa è anche quella dello spettacolo, è anche quella della creatività, dell'arte in generale, di esprimersi da un punto di vista artistico, cioè, quindi generare. Quindi qui c'è molto da fare, generazione, creazione, per voi che siete dello scorpione, nella prima decade, con questo Saturno. Tutto sempre all'insegna, certo, della ragione, eh? Non è qualcosa di istintivo, c'è testa, testa, questo Saturno porta testa al ragionamento. Il Sagittario,
Allora, Sagittario, uno, allora, qui è in contrasto, come per... allora, qui avevamo i gemelli, Sagittario è il segno opposto, c'è pure un contrasto. Prima decade, in contrasto, parliamo della prima decade, la seconda, la terza decade può stare tranquilla, non ha Saturno in contrasto durante quest'anno. Avete Saturno in quadratura e quindi... viene a mancare qualche cosa. Il Sagittario è un segno estremamente consapevole, ha tante conoscenze, anche qui i gemelli in un modo adolescenziale, sono degli eterni studenti, Guccini che dei gemelli in una canzone dice io eterno studente, in effetti vecchio però eterno studente, i gemelli si sentono così, io con tanti pianeti in Vergine ma nella casa dei gemelli, mi sento un eterno studente, poi penso anche di essere un piccolo filosofo, però, filosofo di serie B, lasciamo stare, però un piccolo filosofo, ma mi sento soprattutto un eterno studente, perché poi io studio sempre. E quindi i gemelli eterni studenti. Invece il Sagittario è un maestro. Ora, è un maestro, è uno che a un certo punto sa, conosce le cose, eh? Conosce. Carlo Sini, forse lo conoscete, è un grande filosofo, che beh, per me questo è un grande esempio perché insomma, i filosofi del Sagittario la sanno veramente lunga. Ecco, questo per esempio è un suo togo, pensate un po', cioè, ha scritto tantissimi libri che sono grossi così, eh. Io ne ho uno, se li prendo tutti qui mi riempio la casa, ma per intanto sto leggendo questo, ho letto una parte. Il Sagittario, quante ne sa? Pure anche gli scrittori, ci sono tanti, non so, Faletti era del Sagittario, oppure Andrea De Carlo del Sagittario.